Da diversi mesi, la multinazionale americana dell'informatica Microsoft ha deciso di lanciarsi nella corsa all'intelligenza artificiale. E in questo settore la concorrenza è dura, ma Microsoft non ha detto l'ultima parola. L'azienda infatti continua a rafforzare la propria partnership con OpenAI aumentando gli investimenti. Inoltre, l'impatto sul mercato globale è molto forte, ma non è detto che sia apprezzato da tutte le potenze. Dietro tutto ciò si nasconde uno stretto rapporto tra Sam Altman e Microsoft. Quest'ultimo è rinomato per la realizzazione di numerosi progetti su larga scala, ma è Microsoft ad avere tutti i poteri. Entrambi i campi hanno quindi deciso di puntare verso lo stesso obiettivo, la fusione nucleare. Collaborando con Helion Energy, Microsoft sta facendo una scommessa audace sull'energia verde. Ma questa tecnologia innovativa non è troppo ambiziosa? Microsoft riuscirà davvero a decifrare il codice della fusione nucleare? Da molte settimane Microsoft e Google hanno scelto di puntare sull'intelligenza artificiale. Per rafforzare il proprio potere nell'intelligenza artificiale, Microsoft sta rafforzando in modo sostenibile la sua partnership con OpenAI. In sintesi, la multinazionale punta molto sull'innovazione tecnologica attraverso ChatGPT. Negli ultimi mesi questo robot conversazionale ha riscosso un successo fenomenale in tutto il pianeta. L'obiettivo di Microsoft è semplice: accelerare lo sviluppo di ChatGPT. L'intelligenza artificiale è quindi diventata una delle maggiori sfide per le aziende specializzate nelle nuove tecnologie. Pertanto Microsoft non ha mai dubitato del potenziale di questo straordinario robot. È soprattutto per questo motivo che desidera portare avanti la ricerca su questo nuovo sistema. L'azienda spera addirittura di integrare rapidamente modelli di intelligenza artificiale nei propri prodotti. Il più conosciuto rimane il famoso Windows. Le future versioni del software potrebbero inoltre integrare nuove funzionalità prese direttamente da ChatGPT. In un comunicato stampa, le due società hanno inoltre spiegato che questo robot potrebbe essere presente in Bing, il motore di ricerca di Microsoft. Per dimostrare il suo crescente interesse per l'intelligenza artificiale, Microsoft aumenta i suoi investimenti nell'agente conversazionale. Parliamo di 10 miliardi di dollari. Un partenariato pluriennale di questa importanza dovrebbe essere in grado di garantire alcuni progressi nel campo dell'IA. Nel 2019 e nel 2021 Microsoft aveva già investito somme astronomiche nell'azienda. Infatti, le capacità di ChatGPT sono incredibili e Microsoft non intende fermarsi qui. Recentemente la multinazionale ha annunciato un investimento di 3,2 miliardi di euro in Germania entro la fine del 2025. Riguarda principalmente il campo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia cloud. Il gruppo americano investirà anche nella formazione di oltre 1,2 milioni di persone in questi campi, finanziando al contempo le infrastrutture energetiche necessarie per alimentare i suoi impianti. Microsoft ha quindi un vantaggio nel settore dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, gli investimenti fatti da Microsoft all'interno di OpenAI preoccupano le altre potenze mondiali e soprattutto l'Unione Europea. La Commissione Europea ha quindi il compito di esaminare alcuni degli accordi conclusi tra i principali attori del mercato digitale e gli sviluppatori, ma anche i fornitori di IA generativa. Di conseguenza, studia l'impatto di queste partnership sulle dinamiche del mercato delle nuove tecnologie. Più semplicemente, le autorità garanti della concorrenza temono il rischio che le innovazioni nel settore dell'intelligenza artificiale vengano catturate da un piccolo numero di giganti digitali già dominanti. Allo stesso modo, anche nel Regno Unito la CMA ha deciso di rivedere la partnership tra Microsoft e OpenAI. È davvero prevista una forma di concorrenza sleale? Di fronte allo sviluppo di questa importante partnership, Sam Altman e Microsoft stanno iniziando a fondersi. L'imprenditore americano a capo di OpenAI infatti ha un solo obiettivo in mente: puntare sulla fusione nucleare al fianco di Microsoft. Come avrete sicuramente capito, Sam Altman ha l'abitudine di crogiolarsi in una sorta di delirio di grandezza. La sua ultima follia? Un progetto da oltre 7.000 miliardi di dollari attorno ai semiconduttori. Quest'ultimo sembra addirittura cruciale per il futuro dell'intelligenza artificiale. È vero che Sam Altman tende a pensare sempre in grande e questo è particolarmente vero quando si parla di fusione nucleare. L'uomo d'affari ha recentemente ammesso che l'intelligenza artificiale dovrebbe consumare molta più energia del previsto. Affinché il suo sviluppo possa procedere nel modo giusto a lungo termine, sarebbe necessaria la fusione nucleare e questo è il motivo per cui OpenAI vuole investire di più nella fusione proprio come Microsoft. Si dice che Sam Altman abbia addirittura investito 375 milioni di dollari della sua fortuna personale in una società americana specializzata nella fusione nucleare. Secondo uno studio, in uno scenario intermedio, i server utilizzati per l'intelligenza artificiale potrebbero consumare tra 85 e 134 terawatt
ore all'anno entro il 2027. Ciò equivarrebbe al consumo di un paese come l'Argentina o la Svezia. Pertanto, per evitare un aumento delle emissioni di carbonio, è essenziale garantire che i modelli di intelligenza artificiale utilizzino fonti di energia pulita. E Microsoft sembra avere tutti i poteri in questo campo. La famosissima azienda intende quindi rivelare OpenAI. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto tumultuosi sia per Sam Altman che per Microsoft. Licenziato dal consiglio di amministrazione, l'uomo d'affari è stato assunto pochi giorni dopo da Microsoft. Alla fine è stato reintegrato come capo di OpenAI. Ciò dimostra che i giganti della tecnologia hanno un potere indiscutibile. Microsoft ha quindi voluto ricordarci chi detiene il potere in questo tipo di conflitti. L'azienda infatti punta molto sulla vendita dei prodotti OpenAI e non intende in nessun caso rinunciarci. In parole povere, non esiste OpenAI senza il massiccio supporto di Microsoft, che ora è completamente indipendente in materia di intelligenza artificiale. Microsoft ha i diritti di proprietà. Tutto ciò che viene fatto in collaborazione con OpenAI può essere fatto in modo autosufficiente presso Microsoft. Dopo aver investito miliardi di dollari in questo progetto, la multinazionale afferma il proprio potere competendo con il proprio partner. La partnership tra Microsoft e OpenAI però non si ferma all'intelligenza artificiale. Oggi la priorità resta la fusione nucleare. Anche questa è una novità nel settore. Microsoft ha annunciato di aver siglato un accordo con la società Helion Energy. L'obiettivo è mettere in funzione un reattore a fusione per produrre elettricità molto più pulita entro il 2028. I prototipi si moltiplicano e ci fanno credere nei meriti di questo folle progetto. Pertanto, questa collaborazione rappresenta un passo molto importante per l'industria della fusione. Si tratta del primo accordo commerciale di questo tipo ad essere concluso. È questo l'inizio di una nuova era? Intanto Microsoft punta sull'audace scommessa della fusione nucleare. La multinazionale americana infatti sta investendo in una tecnologia che ancora non esiste. Per il momento la fusione nucleare è una tecnologia ancora lontana dall'essere padroneggiata. Lo scopo è quello di unire due atomi leggeri riscaldandoli a temperature estreme, vale a dire superiori a 100 milioni di gradi Celsius. Ciò rende possibile la formazione di un atomo molto più grande. Si tratta quindi di imitare il modo in cui il Sole produce energia. Al contrario, la fissione nucleare viene utilizzata nelle attuali centrali nucleari. Questa tecnologia consiste nel rompere un atomo pesante per formare due atomi leggeri. La fusione nucleare sarebbe quindi un fenomeno rivoluzionario con il vantaggio di essere potenzialmente abbondante. Inoltre non produce scorie radioattive durevoli, è una sorta di sacro graal energetico. Per realizzare questo esperimento l'azienda Helion conta su un acceleratore al plasma. Permette di riscaldare un gas chiamato deuterio, ma anche elio 3, per trasformare il tutto in plasma. Successivamente questo plasma viene compresso da campi magnetici fino a quando non avviene la reazione di fusione. Questo accordo con Helion dovrebbe consentire a Microsoft di raggiungere i suoi obiettivi di neutralità carbonica entro il 2030. Helion Energy è quindi particolarmente fiduciosa nelle sue capacità di avviare il suo primo reattore a fusione nucleare in pochi anni. L'accordo prevede quindi che Microsoft acquisterà 50 MW di elettricità generata dalla fusione nucleare a partire dal 2028. È previsto anche un aumento di un anno, fino alla piena operatività del reattore. Inoltre, se Helion Energy non riuscisse a produrre energia elettrica, dovranno essere pagate delle sanzioni. Tuttavia l'azienda sta pensando ancora più in grande e punta ai gigawatt, ovvero 20 volte la potenza promessa a Microsoft. Per finanziare la sua ricerca sulla fusione nucleare, Helion Energy è riuscita a raccogliere più di 570 milioni di dollari in fondi privati, in particolare grazie a Sam Altman. In attesa di questa straordinaria produzione commerciale ci concentreremo su Polaris, il reattore di settima generazione di Helion Energy. Utilizza campi magnetici pulsati e l'elio 3 come combustibile. Il trizio, favorito dalla concorrenza, è quindi storia antica. Ma il progetto previsto da Microsoft e Helion Energy non è troppo ambizioso. Certo, il lavoro è enorme, ma la prima centrale elettrica a fusione al mondo sembra presto pronta a vedere la luce. Da parte di Microsoft si tratta soprattutto di portare energia pulita nella rete il più rapidamente possibile. Alcuni esperti ritengono tuttavia che il calendario di Helion Energy sia troppo ambizioso. Non riescono a immaginare che tale tecnologia possa produrre risultati convincenti in meno di un decennio. A partire dagli anni 40, gli scienziati hanno sviluppato numerosi processi per cercare di realizzare la fusione nucleare. Attualmente il processo più avanzato non è altro che il reattore sperimentale ITER. Secondo le ultime stime, in questo progetto faraonico sono già stati inghiottiti più di 20 miliardi di euro. Quest'ultimo riunisce infatti 35 paesi, tra cui, tra gli altri, l'Unione Europea, la Cina, la Russia e gli Stati Uniti. Ma il progetto è già in ritardo rispetto al programma.
dovrebbe essere consegnato nel 2025, ma non vedrà la luce prima del 2030. Allo stesso modo, alcuni credono che il progetto Helion per Microsoft potrebbe mantenere meglio la promessa di marketing, potrebbe addirittura rivelarsi un vero e proprio disastro finanziario, però, allo stesso tempo. È vero che dal punto di vista climatico questo sistema è particolarmente difficile da gestire. Naturalmente è necessario scommettere sulle capacità del futuro, ma non dobbiamo dimenticare le soluzioni ambientali che possono essere messe in atto adesso. Il progetto Helion per Microsoft è il risultato dell'ascesa dell'intelligenza artificiale. Infatti Microsoft sta investendo molti soldi in OpenAI e nel suo sviluppatore ChatGPT. Dietro tutto questo si cela uno stretto legame tra l'imprenditore Sam Altman e la multinazionale americana. Proprio quest'ultima ha spinto Microsoft a concludere un accordo con Helion Energy e a investire nella fusione nucleare, l'energia verde del futuro. Il progetto su larga scala sembra eccessivo, ma se funzionasse dovrebbe consentire l'accesso illimitato all'energia pulita entro il 2030. Abbastanza per far sognare il mondo intero. La fusione nucleare è davvero un progetto realizzabile a lungo termine?